pochi scontrini ed entrate diminuite fino al 90%. Gli ambulanti del mercato settimanale a Fano, spostati da Corso Matteotti a Piazza Veduti a causa dei lavori ad un palazzo, ieri mattina avevano deciso di non aprire le bancarelle sia in segno di protesta, sia perché il lavoro in quella zona è quasi azzerato. Uno dei problemi, così come ci avevano raccontato, è quello del passaggio di persone, decisamente inferiore rispetto alla via principale della città. Per questo i commercianti chiedono una diversa collocazione all'interno del centro storico. Dopo i tanti appelli al comune di Fano, oggi risponde l'assessore alle attività economiche Etienne Lucarelli. Stiamo lavorando per questo già dall'apertura del lockdown. Siamo stati tra le prime città ad aprire il mercato cittadino con veramente uno sforzo importante, la digitalizzazione di tutta la piantina del mercato, l'inserimento di alcune misure che altrimenti non avrebbero permesso questo. Ci siamo resi da subito conto dell'importanza di far lavorare da quelle persone. Oggi purtroppo sta nascendo un problema di un'impalcatura per sistemare un'abitazione che è lungo il corso e lì non ci sono le misure per poter permettere le misure Covid necessarie per poter permettere sicurezza. Quindi stiamo cercando misure alternative, ma abbiamo bisogno anche dagli stessi ambulanti del mercato che capiscono la situazione, capiscono che noi siamo al lavoro, capiscono che vogliamo portare avanti il mercato e al massimo cercheremo altri luoghi per potergli permettere comunque di lavorare. Ecco, questa secondo me è una risposta importante che stiamo cercando di dare perché pensiamo che il lavoro sia la cosa primaria.